Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano c'è la cronaca, incidente nelle campagne di Vasto dove un uomo di 69 anni, camionista in pensione, è morto mentre lavorava in un terreno di sua proprietà. L'uomo era andato con il suo mezzo agricolo carrellato in località Pezza del Marchese, nei pressi del villaggio Siv. Non vedendolo tornare a casa all'ora di pranzo, la figlia è andata a cercarlo e lo ha trovato purtroppo oramai senza vita, travolto dal trattore. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale compagnia e su disposizione del magistrato di turno la salma è stata restituita alla famiglia. E si è avvalso della facoltà di non rispondere Francesco Marfisi, il 50enne di Ortona, accusato di duplice omicidio di moglie e amica giovedì scorso. L'uomo resta così in carcere a Lanciano. Paolo Renzetti. Si è avvalso della facoltà di non rispondere questa mattina in tribunale a Chieti Francesco Marfisi, il 50enne ortonese accusato dell'omicidio della moglie Letizia Primiterra e dell'amica Laura Pezzella. Assistito dall'avvocato Rocco Giancristofaro, Marfisi non ha risposto alle domande del pubblico ministero Giancarlo Ciani e del GIP del tribunale teatino Luca De Ninis. L'uomo resta così in isolamento nel carcere di Lanciano, dove si trova dalla nottata di giovedì. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, aveva già rilasciato le dichiarazioni, quindi era inutile continuare a farlo parlare. Il quadro di imputazione qual è completamente nella sua interezza? Duplice omicidio, premeditazione, la crudeltà nel commettere il reato, porto abusivo di armi, violazione di domicilio, l'aver commesso il reato davanti a dei minorenni, insomma, nel capo del quadro non è... Tentato omicidio? No, per il momento no. Su quali caposaldi si baserà la sua difesa? Questa è una bella domanda. Mi faccia lavorare, mi faccia studiare e valuteremo. È ancora un po' presto. Senta, ma come l'ha trovato lei? Non credo sia molto lucido. Nel senso? Nel senso che non ancora si rende conto di quello che ha fatto. Chiederà abbreviato condizionato perizia psichiatrica? Vedremo. Avvocato, per quanto riguarda la misura dell'isolamento, che cosa il PM ha insistito? Io credo che in questi casi l'isolamento sia una misura a favore dell'arrestato. Perché? Perché per la crudeltà con la quale ha commesso questo tipo di reato potrebbe essere infastidito dai compagni. Per il momento deve rimanere dove sta, abbiamo chiesto solo che gli venga revocato l'isolamento. Ancora la cronaca, colpo al bancomat con l'esplosivo nella notte a Corropoli in provincia di Teramo. Nel mirino dei banditi la filiale della Banca Popolare di Bari di via Parini, dopo aver fatto saltare in aria lo sportello ATM con una carica collocata all'interno, i malviventi si sono impadroniti del denaro per poi dileguarsi. Il bottino è in corso di quantificazione da parte del direttore dell'istituto di credito. Non è la prima volta che in provincia viene utilizzata questa tecnica per i furti in banca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale di Teramo e della compagnia di Alba Adriatica. Ancora la cronaca, una donna di 35 anni nata e residente a Roma è stata arrestata dagli uomini della squadra mobile della questura di Teramo con l'ausilio di quelli della mobile di Pescara. La donna, che viaggiava a bordo di una Mercedes classe A, è stata fermata per un controllo all'uscita del casello autostradale A24 di Basciano ed è stata trovata in possesso di un chilo di sostanza stupefacente di tipo hashish, occultata all'interno del bracciolo dell'autovettura e destinata allo smercio al dettaglio nel mercato locale. E ora cambiamo pagina. La processione del Venerdì Santo a Penne ha assunto un valore simbolico diverso dal solito per una comunità ancora scossa dalla tragedia di Rigopiano e dalle problematiche legate al sisma e al maltempo. Alla cerimonia religiosa ha partecipato anche l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha voluto così lanciare un segnale di vicinanza alla popolazione vestina. Il servizio della nostra redazione di Vestina News.
Una liturgia, quella del Venerdì Santo a Penne, che affonda le radici nel 400 e quindi di fatto la processione del Cristo morto più antica d'Abruzzo. Il rito che si snoda tra le piccole vie del centro storico è accompagnato dalla banda musicale e dalla corale Monte Camicia che intona il Miserere. Alla processione anche quest'anno era presente Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, che in questo giorno di passione per la Chiesa cristiana ha voluto ricordare chi non ce l'ha fatta a sfuggire alla sciagura dell'hotel Rigopiano. E se c'è un momento in cui bisogna condividere il mistero della sofferenza, il mistero del dolore, le fatiche, le rinunce, le difficoltà, è proprio forse la sera del Venerdì Santo, quando ricordiamo colui che per amore di tutta l'umanità ha vissuto le più grandi difficoltà, i più grandi dolori. Bisognerebbe dare una mano seria alle persone di Rigopiano a rimettersi in moto. Credo che per questo bisognerebbe lavorare. Poi sicuramente ci sono i cammini della verità, i cammini della magistratura che può acclarare, che può dire la verità su quello che può essere successo e quali sono le responsabilità. Ma certamente questo non ci ridà 29 persone e questo non ci ridà assolutamente la possibilità di riavere un luogo dove c'erano delle persone che lavoravano. Allora io credo che su questo si deve investire, su questo si deve lavorare e forse anche, diciamo così, un segno di speranza potrebbe essere quello che la Caritas diocesana di Pescara Penne vuole mettere in atto proprio per ridare segni di speranza a quel territorio. Restiamo in tema dopo la tradizionale e particolarissima processione della Desolata che si svolge all'alba del Venerdì Santo con la Madonna che fa il giro delle chiese di Teramo in cerca del figlio morto. Nel pomeriggio di ieri, sempre a Teramo, si è tenuta la processione del Cristo morto a cura dell'Arciconfraternita della Santissima Annunziata. A capo della processione un confratello dell'Annunziata incappucciato e vestito di nero con una pesante croce di legno dove pende il panno bianco del sudario. Subito dopo i confratelli che portano la statua lignea di San Michele Arcangelo, poi la Fede vestita di bianco e raffigurante un giovane che porta una croce e che rivolge lo sguardo al cielo. Quindi le statue raffiguranti i simboli della passione portate a spalla da donne completamente vestite di nero. Il Calvario, la corona di spine, la colonna della flagellazione, la tunica, la lancia e il gallo. Ultime due statue, quella del Cristo morto e della Madonna addolorata. La statua della addolorata è però diversa da quella usata nella processione mattutina. Nella processione della sera, infatti, la statua è vestita ed è inoltre ben più antica della Desolata. Dopo aver percorso tutto il centro storico di Teramo, la processione è rientrata nella chiesa dell'Annunziata. Cambiamo decisamente pagina, presentate le quattro liste candidati di Avanti Insieme per Matteo Renzi in vista delle primarie del PD in programma il prossimo 30 aprile. Marzoli, oggi presentate qui a Pescara le liste di Avanti Insieme con Matteo Renzi, parte questa lunga campagna elettorale, possiamo dire. In Abruzzo c'è fermento, c'è voglia di fare bene, ma soprattutto c'è necessità di ridare alla politica uno slancio che riparta dalla meritocrazia. È importante insistere per trovare sui territori quelle energie nuove che magari non sono coinvolte direttamente in politica o in amministrazione per portare nuove idee ma soprattutto competenze a livello regionale e poi anche a livello nazionale, perché il Partito Democratico ma tutto il sistema politico italiano ha bisogno di nuove forze capaci. Si può parlare di un Partito Democratico unito quest'oggi sotto il nome dell'ex Presidente del Consiglio dopo le ultime fuoriuscite? La voglia di coinvolgere le persone rispettando diverse opinioni secondo me è la forza che deve trainare il centrosinistra a tornare al governo in futuro e a livello locale dove non governiamo come Partito Democratico mettere in campo, come ad esempio a Chieti, mettere in campo una proposta per il futuro che dia credibilità ai cittadini e alla politica con Matteo Renzi segretario. Voi vi rivolgete ai vostri elettori ma anche ai tanti indecisi? Le primarie del Partito Democratico sono aperte a tutti, quindi il 30 aprile nei seggi che verranno allestiti in tutta la regione Abruzzo, nelle quattro province, sarà possibile votare non solo per gli iscritti ma anche a quei delusi della politica o agli amici del centrosinistra che si sono allontanati e che però vogliono portare un loro contributo anche in futuro in termini di idee e di proposte, perché l'essere aperti all'esterno credo che sia la grande forza del Partito Democratico.
Continua la raccolta firme dell'amministrazione comunale di Francavilla che invita i cittadini a sottoscrivere la petizione per l'abbattimento immediato di Palazzo Sirena. Per il comitato che difende l'edificio, il sindaco mistifica la realtà dicendo ai cittadini che il palazzo è chiuso da 30 anni. Il servizio di Alfredo Primante. Entro il 25 aprile l'amministrazione comunale di Francavilla dovrà mandare delle memorie alla soprintendenza ai beni archeologici per Palazzo Sirena. Adesso state raccogliendo delle firme per coinvolgere anche la cittadinanza sul progetto di abbattimento del palazzo. In verità la cittadinanza è ben coinvolta perché fin dal 2012 con interviste televisive, con video che sono stati messi in rete avevo manifestato il proposito dell'abbattimento del Palazzo Sirena o meglio della riduzione dei volumi. Dopo abbiamo fatto una brochure distribuita in 10.000 esemplari, ho inserito questa opera nelle mie linee di mandato votate a stragrande maggioranza al Consiglio Comunale, quindi la cittadinanza ben sa. Le firme servono un altro scopo, a documentare questa cosa, cioè che questo progetto non esce fuori dalla testa di un matto che decide di fare un qualcosa di assolutamente non buono per il territorio, ma esce da una condivisione fatta appunto con i cittadini. Da parte del comitato che si pone a salvaguardia della Sirena si dice, il sindaco dice delle bugie perché il palazzo non è vero che è chiuso da 30 anni. Ma sì, sono le stesse persone che dicevano che dicevo delle bugie in campagna elettorale, poi quelle persone si sono candidate contro di me, noi abbiamo avuto il 65% e loro uno scarso 5%. In realtà non capiscono queste persone che i cittadini non è che sono così ingenui da farsi ingannare, ma non si faranno ingannare neanche da loro e soprattutto da loro, perché i cittadini ben sanno che il Palazzo Sirena, se non in sporadica occasione, è stato chiuso negli ultimi 30 anni, un palazzo che è stato sempre divisivo per la città e mai ha simboleggiato un'aggregazione della città e che Francavilla ora vuole cambiare pagina. Martedì prossimo 18 aprile, in occasione dello sciopero nazionale degli addetti della rete autostradale, nelle ore di maggior traffico, anche i varchi con pagamento solo manuale dei 28 caselli delle autostrade A24 e A25, seppur in assenza degli addetti alla riscossione del pedaggio, saranno aperti al traffico con semaforo verde. Lo ha reso noto la concessionaria Strada dei Parchi, aggiungendo di aver completato l'installazione del SART, sistema automatico del rilevamento delle targhe. Le targhe delle auto saranno fotografate. Dopo qualche settimana i proprietari dei mezzi riceveranno per posta un bollettino di pagamento che senza aggravi potrà essere pagato entro 15 giorni anche contattando agevolmente il centro servizi che fornirà tutte le informazioni utili. A decorrere dai 15 giorni scatteranno le sanzioni. È importante conservare il tagliando d'ingresso che attesta il percorso fatto e sarà utile in caso di contestazioni del pedaggio. Rimarranno inoltre regolarmente aperti i varchi gialli del Telepass e i varchi con cassa automatica dove si può pagare sia in contanti sia con carta di credito, bancomat, postamat o via card. Questo è quanto. Andiamo avanti con il TG. L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato il progetto relativo alla realizzazione del parco dello sport che dovrà sorgere nell'area verde dell'ex monopolio riacquisita dal comune. I dettagli nel servizio. In arrivo 150.000 euro di fondi dal CONI per la riqualificazione dell'area ex Monopoli, tra l'altro un'area dove dovrebbe sorgere anche il comando provinciale dei Carabinieri. Sarà un parco tra i più grandi e più belli di Pescara, costo totale 420.000 euro. Sì, 7.800 metri di verde tra via Rigopiano e via Passolanciano attrezzati per diventare il parco dello sport. I soldi del CONI arriveranno e arriveranno a giugno, intanto c'è stata una prima disposizione in questi termini, perché abbiamo partecipato a un bando che si chiama Sport e Periferie. Parco più sicuro, ma soprattutto un parco gratuito, con un percorso pedonale ad anello, con un campo di calcetto, un campo polivalente in erba sintetica di 42 metri per 22, un'area di sgambettamento per cani, 6 piazzole di attrezzi ginnici per chi vorrà fare ginnastica all'aria aperta, e poi una cavea, cioè un piccolo luogo con una collinetta rialzata di 1,50 m per permettere spettacoli all'aperto a chiunque vorrà esibirsi in quella zona, con 120 posti a sedere. Ma
ma anche un impianto fognario, un impianto di illuminazione e un impianto eolico che possa permettere l'autonomia energetica, ma anche una funzione educativa e didattica per la cittadinanza. È un parco che la mattina servirà a due scuole che ci sono in zona, cioè la scuola di San Giovanni Bosco, che è una scuola elementare, e la scuola media Michetti, che in questo momento non hanno un impianto. I lavori partiranno dopo lo stanziamento del CONI, che è previsto per giugno. Il tempo della progettazione e poi della gara, noi contiamo di essere al lavoro già il 1 gennaio del 2018. I tempi sono di un anno, ma insomma la speranza è quella di poter fare in fretta il prima possibile per riconsegnare questo splendido parco. Sull'eventuale apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi e sul mercato dello stadio di lunedì 24 aprile abbiamo ascoltato l'assessore comunale Cuzzi. Vediamo. Assessore Cuzzi, il 24 aprile per Pescara sarà una giornata particolare. In serata ci sarà la gara di campionato con la Roma, una gara che comunque potrebbe riservare dei rischi di ordine pubblico. La mattina, per la mattina di lunedì, è programmato il mercato dello stadio, il mercato ambulante. Ci sarà questo mercato? Ma innanzitutto voglio chiarire che ad oggi noi non abbiamo sospeso alcuna attività mercatale, quindi il mercato è in programma per il 24. Non abbiamo ricevuto delle comunicazioni ufficiali, ma ci sono stati solo dei contatti relativi, appunto, come dicevi prima, alla sicurezza per quanto riguarda lo svolgimento del mercato, visto che l'intera area dovrà essere chiusa anche con largo anticipo, appunto, per i motivi legati alla sicurezza e all'arrivo dei tifosi da Roma. Noi però riteniamo che non si possa bloccare il lavoro in un particolare periodo anche in virtù del ponte del 25 aprile rispetto a una partita, e soprattutto che le attività commerciali ed economiche nell'area debbano essere salvaguardate. Per queste ragioni abbiamo chiesto un incontro che si terrà domani mattina, e riteniamo di poter offrire ampie soluzioni che garantiscono da una parte lo svolgimento delle attività mercatali come di consueto e dall'altra lo svolgimento della partita in piena sicurezza. Riteniamo però che una partita debba essere una festa, e per questo vanno salvaguardate in primis le attività lavorative e poi la sera ci sarà la partita di calcio, e pensiamo che tutto possa combaciare con un po' di buon senso e soprattutto aumentando l'impegno, appunto, nei confronti della sicurezza, che deve essere sicuramente salvaguardata. È stata presentata in Regione la seconda edizione della Gran Fondo del Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, gara ciclistica amatoriale di 107 km che si correrà il prossimo 25 giugno. Il cicloturismo è certamente un pezzo del futuro della promozione del territorio, di tutte le comunità, in particolar modo la Regione Abruzzo, che sta investendo molto su questo fronte e con degli investimenti corposi, sia di infrastrutturazioni materiali ma anche immateriali, con delle iniziative molto significative come queste. E poi un ringraziamento ovviamente all'amministrazione comunale di Villetta Barrea e ai comuni che mettono insieme un percorso promozionale del proprio territorio davvero significativo. Tornare a investire, dare forza a questo tipo di iniziative, a mio avviso è davvero significativo per dare spazio a un'importante leva di sviluppo qual è questa regione, che è una regione bellissima da vivere, una regione bellissima dove vivere. Non dobbiamo assolutamente trascurare, anzi dobbiamo far leva sugli aspetti turistici che una tale manifestazione può comportare, che avranno sicuramente un maggior peso per quest'anno, per questa seconda edizione, alla luce di tutte le problematiche che sono state vissute. In questo momento vogliamo far leva sulle nostre potenzialità, sulle nostre forze, sulla nostra capacità di coesione territoriale per promuovere un evento che possa diventare davvero un evento con la E maiuscola e che possa essere conosciuto anche al di fuori dell'Abruzzo. Già siamo partiti nella precedente edizione con circa 600 iscritti. Villetta Barrea è un paese di 600 abitanti, per cui potrebbe anche far paura questo numero, ma noi non ci lasciamo assolutamente intimorire, anzi siamo già al lavoro da diversi mesi per far sì che tutto sia organizzato nel minimo dettaglio. E questo servizio ci ha introdotto alla pagina dello sport, con il Pescara che nel pomeriggio è stato battuto all'Atletico Cornacchia dalla Juventus per 2-0, doppietta nel primo tempo del Pipita Gonzalo Higuaín, tutto facile per la vecchia signora che si avvicina al tricolore, visto anche il concomitante pareggio della Roma con l'Atalanta. Juventus ora a più 8 sulla Roma. Si avvicina d'altro canto il verdetto della retrocessione per il Pescara, una retrocessione che potrebbe arrivare già dalla prossima giornata. Il servizio della partita e poi le impressioni dei due allenatori.
Avrà avuto anche nella testa il match di ritorno con il Barcellona, ma la vecchia signora non si distrae all'Adriatico, fa quello che deve battendo la Cenerentola del torneo grazie ad una doppietta di un super Higuain e ad una prova di sostanza al cospetto di un Pescara che però all'Adriatico aveva fermato sul pareggio Napoli e Milan. Per la Juve una vittoria pesante grazie al pareggio della Roma con i punti di vantaggio sui giallorossi che diventano 8 e con uno scudetto sempre più vicino. Per la formazione abruzzese l'ennesimo KO, ma almeno una prova dignitosa con una classifica però già ampiamente compromessa. Allegri fa turnover in difesa a centrocampo, ma non davanti, dove giocano Mandzukic, Higuain e Dybala. Spazio anche a Cuadrado. In porta c'è Neto. Nelle Pescara gioca Coda in difesa e a sorpresa Bruno e Muntari in coppia a centrocampo, con Brugman ancora punta centrale e Bebek e Cherry in panchina. Si comincia in una cornice di pubblico da tutto esaurito, con oltre 21.000 spettatori, il record d'incasso. Pronti via, dopo pochi secondi e Brugman ad esplodere subito un gran destro dal limite su cui Neto se la cava in due tempi. Al decimo parte Higuain, che serve poi in area Mandzukic, che tira addosso a Fiorillo che salva. Il Pescara aggressivo crea qualche patema dalle parti di Neto e compagni, ma al 22esimo Cuadrado mette le marce alte e dalla destra va a scaricare su Fiorillo, che respinge sui piedi di Higuain, che non sbaglia per il vantaggio piemontese. Per l'argentino è il gol numero 200 in Europa. Il Pescara, che fino a qualche attimo prima si era comportato molto bene, rischia poi di subire al 25esimo il raddoppio della Juventus, ancora con Higuain che ci prova questa volta di testa, mettendo di poco al lato. Juventus pericolosa al 37esimo con una conclusione dello scatenato Higuain, che chiama alla respinta Vincenzo Fiorillo. Ma l'argentino, rimasto a secco a Barcellona, si rifà al 43esimo quando, servito di testa da Mandzukic, fa 2-0. L'ultima emozione del primo tempo è ancora targata Juve, con una conclusione potente di Dybala dai 25 metri a cui Fiorillo dice ancora no. Nella ripresa si riparte con Rincon al posto di Pjanic. Nella vecchia signora, all'ottavo, dopo uno scontro di gioco con Muntari, Dybala chiede il cambio con Sturaro, che entra al suo posto. La gara con il doppio vantaggio ospite regala meno emozioni del primo tempo, anche perché il caldo costringe i giocatori delle due squadre a forzare meno i ritmi. Al 15esimo la prima azione è degna di nota e ospite con il non entrato Sturaro, che costringe Fiorillo alla parata a terra. Zeman rischia il tutto per tutto, decidendo di gettare nella mischia anche Bebek, ma in campo non accade praticamente nulla, come alla squadra di Massimiliano Allegri, che si limita a controllare il gioco. Da segnalare solo al 41esimo una punizione insidiosa di Biraghi con Neto attento, e poi al 44esimo un calcio franco di poco alto dalla parte opposta di Higuain. No, io penso che abbiamo fatto quello che potevamo fare. Magari mi dispiace il secondo gol, che la palla era chiusa e non siamo riusciti a chiuderla. Però poi, come prestazione, ripeto, all'inizio la squadra si muoveva anche bene. Poi dopo il secondo gol c'era un po' più confusione, però è normale, abbiamo giocato con una squadra che ha vinto tanto, non solo in Italia, ma anche fuori. E quindi io posso dire solo che sono contento che abbiamo fatto meglio di Barcellona come risultato. Vabbè, la scelta di Brugman, a parte che l'abbiamo provato in settimana, poi non mi serviva più per costruire qualche cosa, io ho attaccanti che non ci riescono, nel senso che Cherry è abbastanza fermo, non gioca con la squadra, e Bebe, come si è visto, è lo stesso, è più giocatore individuale, e invece Brugman può giocare con la squadra, c'ha i tempi. E oggi si è sacrificato anche tanto in fase difensiva, che ci serviva. Ma Muntari è il suo modo di giocare, lui gioca così da tanti anni, magari si giocava nel Milan, nell'Inter, questi falli non vengono ammoniti, ma con noi è normale, visto che è fallo da ammonizione, l'ha presa. Il pareggio della Roma abbassa la quota scudetto, perché era da 93, la quota scudetto è 91. Quindi mancano 6 partite e noi bisogna fare ancora delle vittorie. È una vittoria importante, perché venivamo da
nella partita di non dalla partita solo di martedì, dal doppio confronto col Napoli, dalla partita col Chievo, dalla partita col Barcellona, e la squadra ha fatto bene. Perché? Perché ho cambiato 5-6 giocatori e hanno interpretato la partita al meglio. Giocare alle 3 non era semplice, faceva molto caldo, quindi la missione era quella di prendere 3 punti. I ragazzi sono stati bravi. No, sotto ritmo no, giocare alle... oggi non so quanti gradi c'erano, ma oggi faceva molto caldo, la palla poi, il campo era bello ma era asciutto, quindi la palla scivolava poco, il Pescara ha iniziato molto aggressivo perché ci sono stati molti falli, ha iniziato anche bene perché è andato subito dopo 3 secondi, è andato al tiro, non avevamo iniziato bene e poi piano piano siamo entrati in partita, nel secondo tempo potevamo tecnicamente fare un pochino meglio. In Lega Pro si complica il percorso salvezza per il Teramo che nel match spareggio con il Forlì non va oltre lo 0-0 al Bonolis. Teramo che resta da solo al quintultimo posto vista la vittoria concomitante del Mantova a Sant'Arcangelo. Il servizio della partita e poi le impressioni degli allenatori. L'impegno non sarà mancato, ma quando fallisci di fatto 2 turni casalinghi consecutivi racimolando solo un punto, è difficile non pensare play-out. Uno 0-0 tra Teramo e Forlì che condanna probabilmente la squadra di Ugolotti a disputare gli spareggi salvezza, visti i successi di Mantova, Modena e Suttirollo. Il tecnico sorprende solo per una variazione rispetto alla formazione attesa. Al posto di Fratangelo, infatti, dato per titolare al posto dell'infortunato Spighi, c'è Masocco sulla destra, con il ritorno di Sansovin dal primo minuto, oltre a quello di Carcalis. Biancorossi che si impegnano nel primo tempo, ma che non riescono a trovare concretezza negli ultimi 16 metri. Caidi ci prova di prima intenzione al 17esimo, ma il destro del difensore finisce fuori. Qualche istante dopo Madiva ha forse l'occasione più ghiotta della prima frazione, ma il centrocampista, dopo la ribattuta di Turrin sul tiro di Sansovini, spara alto sulla traversa. L'attaccante del Pescara ci prova al 28esimo in allungo, ma la deviazione in porta è complicata e non riesce. Poco dopo la mezz'ora è un attivo di Paolo Antoni a provarci, ma di sinistro a 2 passi dalla porta non riesce a tenere basso il pallone. Il Forlì si fa vedere su qualche tentativo di ripartenza e da calcio piazzato, ma Narciso rimane sostanzialmente inoperoso nel primo tempo. La ripresa il Teramo fa estremamente fatica a rendersi pericoloso in avanti. Ugolotti chiama quindi in campo Fratangelo e Petrella per vivacizzare il gioco, ma è Sansovini da calcio piazzato a sfiorare il gol al 22esimo con Turrin che si rifugia in angolo. 3 minuti dopo Capellini, servito da Piccoli, impegna centralmente Narciso e subito dopo Petrella, di sinistro, calcia dalla distanza di poco fuori. E ancora Petrella poco dopo a confezionare un bel pallone sul secondo palo per Fratangelo, ma il giocatore biancorosso viene anticipato in angolo. Capellini si conferma l'uomo più pericoloso dei suoi con un mancino dagli sviluppi di un angolo che termina fuori. Al 38esimo il Teramo ha forse la palla gol migliore. Petrella lascia Sereni sul posto, indirizza verso Sansovini a centro area, che però viene anticipato, reclamando anche un fallo, non ravvisato però dal direttore di gara. L'ultima occasione per il Teramo passa sulla testa di Speranza, che però mette fuori. Per la squadra di Ugolotti è quindi un pareggio che serve a poco per continuare a credere nella salvezza diretta. A 3 gare dal termine del campionato, lo spettro dei play-out è sempre più vicino. Essere arrivati a 34 punti, giocarsi una possibile di salvezza diretta in casa e fare un punto, è normale che dobbiamo guardarci un attimino le spalle, ragionare anche in maniera di pensare, perché fino all'altro giorno io pensavo esclusivamente di potermi tirare fuori da qua alla fine del campionato. Ancora ci sono possibilità, però è normale che se continuiamo a non fare punti non è che possiamo sperare che le altre perdano. Le altre, come vedete, cercano di sfruttare al massimo, di riffo, di raffa, riescano a portare via il risultato. Noi in queste due partite sembra un pochettino che ci siamo un pochettino spenti. Sì, visto i risultati degli altri serve a poco. Io credo che sia il Teramo che Forlì ha provato a vincere la partita, poi è venuto fuori questo 0-0 che fondamentalmente credo sia giusto. Poi vedremo nelle ultime 3 partite se sarà un punto che è servito a niente o meno. È tutto per questa terza edizione del TG6, il nostro TG torna martedì con la prima edizione delle ore 14. Da parte di tutta la redazione di TV6, gli auguri di buona Pasqua a tutti voi. Buonanotte e buona domenica.